Chi sono gli amici dei miei amici? Sui social network, come nella vita reale, non sempre gli amici dei miei amici sono miei amici. Già il fatto che, per esempio, su Facebook io chiami amici i miei contatti tende ad essere fuorviante, anche perché troppo spesso finiamo col contattare o farci contattare da persone che non conosciamo e che non abbiamo mai visto di persona. Di certo non posso considerarli alla stessa stregua dei miei amici veri, quelli con cui amo uscire e stare assieme, con i quali parlo, guardandoli negli occhi e dei quali mi fido. Ma proviamo a fare qualche conto. Nell'ipotesi, molto riduttiva, che io abbia 100 amici e che anche ciascuno di essi abbia 100 amici, il mio social network, fermandomi agli amici degli amici, mi permetterebbe di condividere i miei gusti, le mie foto ed i miei video con 10.000 persone, la maggior parte delle quali non conosco e non conoscerò mai. Quanti di voi hanno mai fatto un calcolo del genere? Provate a farlo ora e vi accorgerete di quante persone stanno adesso guardando o scaricando le foto. Tante? Di certo troppe. Come posso fidarmi di persone che non conosco? Posso farlo solo perché sembrano simpatiche o si presentano con delle belle foto? E comunque una cosa è condividere gusti e scambiarsi opinioni. Un'altra è offrire a persone che io non ho mai conosciuto frammenti anche delicati della mia vita, che poi, una volta messi assieme, potrebbero anche finire col nuocermi. Chi di voi sarebbe disposto a raccontare ad una persona appena conosciuta tutti i dettagli della vostra vita e a fargli vedere tutte le foto delle vostre vacanze? Non molti, credo. Ed allora perché lo fate ogni giorno su Facebook? Lo fate perché a casa vostra, dietro al monitor, vi sentite al sicuro? In definitiva, Facebook mi induce a chiamare amici persone che amiche mie non sono e mi permette di condividere con loro tutto quello che voglio. Per questo devo fare attenzione alle persone che aggiungo come amici. Figuriamoci poi degli amici degli amici. Di certo non potrò mai conoscerli tutti e di certo farò meglio ad impostare la privacy in maniera da non permettere la piena e incontrollata condivisione dei miei dati personali o anche delle mie fotografie con tutti gli amici dei miei amici. Forse questo mi aiuterà anche a dare il giusto valore alla gran mole di informazioni che giorno dopo giorno io regalo ai social network e che dopo tutto rappresentano la mia vita. E la mia vita è innanzitutto mia, sia quella reale, sia quella sui social network.